Prima volta che ho visto Luciano De Crescenzo, lui era Dio, perché nel Papocchio, il film di Renzo Arbore, interpretava Dio. E mi ricordo l'impatto di questa sua faccia saggia, ironica, sardonica, bellissima, con questi grandi occhi blu. Era perfetto in quel ruolo, secondo me, era proprio come me lo sarei potuto immaginare, Dio come se lo potrebbe immaginare un bambino. E poi sono passati gli anni e ho in qualche modo potuto approfondire il mio rapporto e anche il mio debito di riconoscenza nei confronti di De Crescenzo. Non soltanto perché, da un lato, per me ha sempre rappresentato quella città, a me in fondo sconosciuta, un po' misteriosa, ma che per me rappresenta quasi un sogno di vita, cioè Napoli. Io da milanese, poco milanese nell'anima, ho sempre avuto questo sogno di, se non di vivere a Napoli, di immaginarmi a vivere a Napoli, e per me tutti i film di De Crescenzo, da Così parlo a Bella Vista a 32 dicembre, rappresentano proprio questo, cioè questa terra di possibilità e con questa luce incredibile dentro le case, è un luogo in cui mi riconosco molto. E poi un'altra cosa per cui sarò sempre grata a De Crescenzo è la sua storia della filosofia, in particolare la sua storia della filosofia greca. Lui, in fondo, in Italia noi non abbiamo mai avuto un libro di storia della filosofia che fosse l'equivalente di quella meravigliosa, ironica, lieve opera di divulgazione, senza che ci sia niente di negativo in questo senso, che è la storia della filosofia occidentale di Bertrand Russell. L'unico esempio paragonabile, secondo me, è quello di Luciano De Crescenzo, che ha raccontato la filosofia, in particolare la filosofia antica, in un modo vivo, cercando di farla vivere nella vita di tutti i giorni, nella città che conosceva, che ovviamente è Napoli, che è una città appunto della Magna Grecia, e che quindi in qualche modo è debitrice di questa forma mentale, di questa forma sociale che è la filosofia antica. E quindi niente, io nel momento in cui mi sono ho iniziato a scrivere il mio libro in cui cercavo di fare qualcosa di molto più piccolo, di infinitamente più piccolo e insignificante, ma comunque in quel solco lì, nel senso qualcosa che potesse in qualche modo non disperdere, evitare la dispersione di questo patrimonio di saggezza che abbiamo nella filosofia antica e provare a impiegarla nella vita di tutti i giorni senza che sia una cosa che debba spaventare nessuno. Il mio debito di riconoscenza e di gratitudine per quello che ha fatto De Crescenzo è enorme. Purtroppo avrei tanto voluto conoscerlo, avrei tanto voluto anche intervistarlo, sarebbe stato, era un grande desiderio che ho coltivato soprattutto appunto negli ultimi mesi quando ho vissuto molto a stretto contatto con i suoi libri e i suoi film per via di quello che stavo, del lavoro che stavo facendo. Sapevo che era molto anziano, sapevo che non stava bene, però è stato un dispiacere immenso sentire che non c'è più, perché ci sono persone che riesci a immaginare solo vive, e lui sicuramente è una di queste.